Facci raggiungere il pareggio dal Napoli è quella che è stata, è inutile guardare indietro. Noi volevamo i 3 punti oggi, noi volevamo la vittoria e credo che la squadra sia stata brava a interpretare la partita con questa fiducia, con questa convinzione. Abbiamo trovato di fronte un avversario che ha occupato bene il campo, ci sono stati molti, molti duelli individuali, però è un avversario con qualità al quale abbiamo concesso veramente, veramente poco. E noi purtroppo non siamo riusciti a sfruttare quelle 3-4 palle gol, quelle 2-3 situazioni pericolose che siamo riusciti a creare. Il rammarico è quella, però per quanto mi riguarda è stata una prestazione comunque positiva perché abbiamo provato a vincere, ma con molta lucidità, con molto spirito, ma mantenendo sempre gli equilibri che sono molto importanti. Io credo che una partita del genere, non dimentichiamoci che quando abbiamo perso partite in casa, queste sono partite che un po' di tempo fa forse avremmo rischiato di perdere, oggi invece sicuramente non abbiamo rischiato di perdere, ma abbiamo provato a vincere fino alla fine. Intanto hai avuto una piccola spina, insomma, che è quella della presa, sono tre partite che ci trovano già con Sosia, subito sul rigore, cambia gli interpreti, va a Per quanto mi riguarda sono molto soddisfatto perché in pochi hanno sottolineato il fatto che comunque abbiamo cambiato 3-4 interpreti rispetto alla partita lunedì e comunque le prestazioni sono state positive. Questo significa che c'è disponibilità, ci sono valori, ci sono atteggiamenti giusti. Il nuovo sistema di gioco sicuramente ci sta dando dei punti di riferimento importanti. Ritroveremo anche in alcune situazioni la difesa 4. Io non credo che sia solamente una questione di difesa 3, non credo che sia così importante vincere o perdere la sfida a livello numerico. Le caratteristiche ci sono e dobbiamo migliorare in alcune situazioni, ancora essere un po' più veloci, però è chiaro che, ripeto, abbiamo rischiato poco e già questo penso che sia una buona situazione. Sì, noi ce l'abbiamo sicuramente, quindi è chiaro che oggi il lavoro dei centrocampisti ha aiutati molto perché noi volevamo cercare di avere un po' la superiorità numerica in mezzo perché Ramirez ha lavorato bene anche su un mediano, almeno su un mediano in possesso palla avversaria, quindi abbiamo recuperato un centrocampista in più. I mediani sono stati bravi a spoccare molti palloni, a raddoppiare, sono stati bravi secondo me anche nella gestione della palla e quindi è chiaro che tutta la fase difensiva può usufruire, può sfruttare il lavoro degli attaccanti e dei centrocampisti, noi lo stiamo facendo. Volevo chiedere se oggi però, avendo questo due punte a Codesca di Laio, non hai trovato una squadra leggermente un pochino lunga rispetto magari all'utilizzo, al posto di un attaccante, un centrocampista che poteva lasciare più durante come pensiero, perché ho visto un po' punti di riferimento molto facili per i difensori del Parma da controllare. Secondo me, quando giochi contro una difesa 3, abbiamo provato a stare molto vicini. Ci sono due possibilità: o stare molto aperti, ma non credo che ne abbiamo molte le caratteristiche, o stare molto vicini per impedire il 3 contro 2, ma sviluppare più volte un 2 contro 2 e trovare la superiorità numerica tra le linee, cosa che abbiamo spesso fatto. Quindi non credo che sia un problema di 1 o 2 punte, credo che abbiamo creato delle situazioni pericolose, forse in alcune situazioni. Al momento di verticalizzare forse potevamo puntare ancora un po' di più la linea difensiva del Parma e al momento invece di puntare in qualche volta potevamo fare un assist un po' più veloce. Abbiamo fallito su me qualche situazione di ripartenza e qualche situazione di ultimo passaggio, questo sì. No, io adesso i numeri esatti dei file non li sapevo, però la partita l'ho vista bene. Gaston, soprattutto nel primo tempo, ogni volta che entrava in possesso palla subiva un fallo. Credo che abbia fatto comunque ammonire 2 o 3 giocatori avversari e credo che nel primo tempo, quando il fallo era così ripetitivo, forse anche qualche cartellino in più, ci poteva stare. È chiaro che è un giocatore di grande qualità, è chiaro che è un giocatore che cerchiamo di mettere con continuità in possesso palla e sta crescendo e sta ritornando a essere il giocatore che sappiamo che può diventare molto importante con le sue qualità per la nostra squadra. Ma è vero che Bergonzi si è avvicinato col direttorio?
No, toglilo no. Ma ha detto di fargli capire che era un po' troppo nervoso. Io Bergonzi, che secondo me ha arbitrato comunque molto bene, gli ho anche risposto che doveva sopportare un pochettino il nervosismo, perché il mio giocatore veramente ha subito tanti falli, quindi cercare di avere un buon senso, di accettare anche un pochettino di tensione di troppo di Gaston. Sono comprensibili quindi gli scopi di Gaston, perché spesso volentieri, ma no, è un po' in sofferenza. Allora, dobbiamo metterci in testa che si gioca a calcio, che se uno è bravo a saltare l'avversario deve anche essere pronto a subire e mantenere grande lucidità, quindi sotto questo aspetto Gaston sa che deve e può crescere. Poi dopo è chiaro che se ogni volta che prendi la palla ti arriva un calcio, un pochettino di nervosismo ci può anche stare. Mi sembra che i centrocampisti del Parma, che comunque hanno fatto quello che devono fare giocando al pallone, siano stati abbastanza attenti alle giocate di Ramirez. Io ero sicuro che il Parma non avrebbe giocato con i tre attaccanti, cioè nel senso che non avrebbe giocato così allo stesso tempo con Biabiani, Floccheri e Giovinco, però altrettanto vero che comunque Valdés è un giocatore offensivo, quindi ha provato e in tante volte si sono difesi solamente con sette giocatori, lasciando sopra palla tre giocatori. Secondo me, nel fatto che il Parma ha creato poco, ci sono molti più meriti della mia squadra che dei meriti degli avversari, perché noi siamo stati molto molto attenti con la linea difensiva. I due esterni forse qualche volta sono mancati nella spinta, ma perché quello opposto doveva stringersi e abbassarsi un po' di più per fare il quarto, appunto per non permettere il 3 contro 3 agli avversari. E noi senza palla sicuramente siamo stati una squadra attenta, una squadra aggressiva, una squadra che ha sporcato molto il pallone, che ha fatto sì che Giovinco e Floccheri e Valdés non ricevessero tante palle pulite. Speriamo. Penso che la tua valutazione sia pertinente, sia logica. È chiaro che noi abbiamo comunque degli esterni di centrocampo non particolarmente offensivi, cioè non so, il mio Donadoni ha provato poi a invertire, a cambiare, facendo giocare a Biabiani, facendo tutta la fascia. È chiaro che noi un Biabiani che può coprire tutta la fascia, che può saltare l'uomo, non l'abbiamo. Abbiamo più degli esterni, non dico difensivi, ma degli esterni che fanno della quantità, che fanno della corsa, che fanno del dinamismo il loro punto di forza, e quindi dobbiamo trovare anche altre soluzioni. E comunque non è mai facile quando le squadre si giocano a specchio, che sono tutti duelli, o hai veramente molti giocatori in grado di saltare l'avversario, di creare superiorità numerica col duello vincente, o altrimenti diventa una partita molto tattica, dove solamente un errore, una giocata improvvisa, una qualità improvvisa ti può risolvere. Abbiamo trovato solidità sicuramente, ma io credo che comunque anche oggi noi abbiamo creato le nostre situazioni pericolose, abbiamo avuto delle occasioni importanti, solamente in alcune situazioni, ripeto, siamo stati un pochettino imprecisi e un pochettino poco lucidi nell'interpretare bene alcune situazioni dove ci trovavamo nettamente in vantaggio anche numerico e c'erano gli spazi per colpirli. Siamo partiti dal basso, 3 mesi fa siamo partiti dal basso, quindi non avevamo fatto tabelle, non è il momento di farle, non bisogna farle, dobbiamo pensare a una partita alla volta e continuare a lavorare, perché io credo che la squadra stia dimostrando di avere dei valori e possa continuare a crescere. Non dimentichiamoci che ci aspetta un inizio di giro di ritorno che è stato quello che ha penalizzato la squadra all'andata, ma un inizio di giro di ritorno con appuntamenti molto importanti e molto difficili. Già la settimana prossima avremo 3 partite una settimana molto delicata, e quindi assolutamente, come ho detto all'inizio, alla ripresa di Natale,
testa proprio sul pezzo, perché c'è bisogno di insistere. Certo. Sono stato in dubbio sino alla fine, chiaramente per la corsia di destra, perché per la corsia di sinistra Rubin è arrivato per giocare in quella posizione lì e credo che abbia le caratteristiche giuste per interpretarle bene. Sono stato in dubbio sino alla fine appunto per quel ragionamento lì, perché poteva essere rischioso mettere in campo due giocatori che avevano fatto pochissime volte 90 minuti. Poi ho scelto Galis al posto di Crespo perché credo che Galis sia un pochettino un po' più offensivo e che assomigli un po' di più per caratteristiche a Puzzetti. Crespo è un po' più forse difensivo e in settimana aveva avuto qualche problema e Garis era giusto che avesse la sua possibilità per la grande affidabilità che ha, per il grande impegno che ha costantemente, quindi ho fatto la scelta che poteva essere rischiosa, ma penso che poi alla fine abbiano fatto una prestazione positiva. Sì, ma le sensazioni ci sono, poi insomma è chiaro che giocare contro il Parma non può essere una partita come le altre, però altrettanto vero che c'è così tanta comunque concentrazione, così tanta preparazione per cercare di dare il miglior servizio alla squadra, che poi altre cose passano un pochettino a secondo piano, anche se è chiaro che poi ho salutato tutti prima e dopo con molto piacere, perché comunque al di là che poi le mie esperienze di Parma non sia andata come speravo e come speravamo, ho avuto dei buonissimi rapporti, quindi è gente che ritrovo molto molto volentieri.